Ecco, queste sono le coppette cilindriche, okay? Gli elementi che tra poco useremo. Intanto dobbiamo creare il gancio e la presa del bracciale, perché noi immaginiamo che questo sia un bracciale. Ok, d'accordo? Devono avere naturalmente la presa di un bracciale sottoposta ad una trazione molto forte, quindi deve essere una presa piuttosto sicura e quindi realizzata con un filo non sottile. Allora, io per il gancio userò questo filo che è da 1 mm e 2, magari non ho quello, 1,5 mm, quindi un po' forte, un po' spesso, ma va benissimo. Mentre per la presa posso scendere un po', usare quello da 1 mm, va bene lo stesso. Adesso vediamo come fare, dobbiamo agganciare le estremità, è la prima cosa da fare, ok? Allora, inizio dalla presa, ok? Allora, ho già limato una parte, facciamo classico nodino ad orefici. Allora, lo facciamo in maniera tradizionale. Dunque, pieghiamo un'estremità, io vado ad occhio, ragazzi, un'estremità, non un'estremità, una certa lunghezza a partire da un'estremità, ok? Vedi, una coda più corta dell'altra. Poi, sulla parte corta, costruiamo il nodino ad orefice. Usiamo, io ho la pinza graduata, vorrei usare quella. Eccola. Allora, lo step più largo della pinza. No, facciamo quello intermedio della pinza graduata. Ora ti faccio vedere come viene. Viene all'incirca così. Non troppo largo effettivamente, perché poi ingombra sotto la coppetta, crea un po' di fastidio, quindi non si può. Allargo, crea uno spazio attraverso cui io adesso farò passare le maglie in questo modo. Guarda, vado un po' sotto, perché ho bisogno di prendere un bel pezzo. Allora, vediamo. Ecco così. Ho agganciato tutta la parte finale. Faccio un paio di giri, poi avanza il solito pezzettino inutile, che un paio di giri sono sufficienti, vedi, non scappa sicuramente qui nulla. Allora lo taglio, abbasso la codina che avanza, dopodiché, dunque, lascio un paio di millimetri di spazio, che potrebbero corrispondere alla punta di questa pinza, per esempio. Quindi mi aiuto con questa pinza. Guarda che tipo di presa ho fatto, vedi? Piego lateralmente e faccio anche qui un nodino ad orefice abbastanza grande, diciamo, facciamolo bello grande. Terzo step, ecco qui. La pinza graduata, ti faccio vedere quant'è circa. Ok, prendiamo questa che non segna troppo. Cominciamo ad avvolgere perché bisogna chiuderlo ovviamente. Questo anello, non può essere aperto. Ok, c'è spazio per 3 giri completi. Ih, quanto è duro il filo di ottone. Ok. Ecco qui, vedete? Ok. Ecco, allora la presa è fatta, come potete vedere, ok? È a posto, l'ho anche un po' leggermente martellata qui per renderla ancora più dura, più sostenuta. Adesso facciamo il gancio. Il gancio è un filo più spesso, quindi non posso fare il classico nodo ad orefice. Cioè lo potrei anche fare, ma diventa troppo ingombrante. Allora farò un gancio semplice, lo faccio in questo modo. Adesso vado un pochino più veloce perché qui si sta spegnendo tutto. Dunque, faccio un gancio non molto grande. Uso sempre la pinza graduata. Vogliate gradire in sottofondo il rumore che si sente dalla cucina, mia madre che sta frullando qualcosa e canta anche le canzoni del rosario. Ok.
Allora, questo è un gancio, lo apro lateralmente e afferro un'estremità. Prendo ben sotto, perché sennò poi si allunga troppo, diventa un caciocavallo. Ok, così può andare bene. Richiudo l'anello. Sarà ben difficile che si possa aprire, perché questo è un filo veramente molto grossolano. Lo chiudiamo, vi ripeto, questo è un lato nascosto. Oh. Adesso infiliamo anche qui la coppetta. Dobbiamo soltanto creare un gancio. Allora, qui pieghiamo il filo lateralmente. Allora, qui piego il filo lateralmente, poi normalmente io faccio un ghirigoro, diciamo di tipo estetico più che altro, un ghirigoro estetico e funzionale che serve a tenere in posizione la coppetta, ok? Chiudiamolo in questo modo, te lo faccio vedere da vicino. Questo lo faccio per bloccare la coppetta e poi faccio anche il ritorno, naturalmente, l'ansa del gancio. Ok? Non ci resta che fare la pancia, la curvatura per il nostro gancio. Largo un pochino. Ecco, questo è un gancio che io faccio spesso, vedi? Voilà. Gancio. Ok. Ce l'ho fatta finire prima che morisse la batteria. Ecco qui, amici. Allora, questa è una dimostrazione pratica di come è possibile terminare un lavoro fatto con la maglia tubolare. Spero possa esservi stato d'aiuto e vi mando un bacio, un abbraccio e vi rimando al prossimo video. Ciao!